Quarta corsa, premio sul Fire and Over, doppio chilometro per i tre anni, 9 al via, prima fila per Blizzard, Ben-Hur Daniel, Bilbo Dorial, Barbie Wind, Benedetto P, Benjamin Pan, Beauty AMG, seconda fila per Bed e Branca Leon Jet. Parte piano Benjamin Pan. Lottano Barbie Wind e Benedetto OP. Insiste a largo Benedetto P su Barbie Wind. La terza posizione è per Blizzard davanti a Ben-Hur Daniel, con Barbie Wind che si oppone a Benedetto P e lo costringe ad accodarsi. Terza posizione per Blizzard, molto più indietro Ben-Hur Daniel che ha all'esterno Beauty AMG. C'è stata lotta nei primi 300 metri, tanto che ora, pur decelerando, il quarto iniziale va via in 29.3, ma ora sta decisamente riprendendo fiato Barbie Wind con in salchi Roberto Vecchione. Ultima frazione in 15.5 per 600 metri iniziali in 44.9. Sempre in seconda posizione Benedetto P davanti a Blizzard, Beauty AMG che cerca di risalire al largo. Mezzo miglio iniziale in 1 minuto e 5 decimi, si viaggia sul piede dell'1.15.5 con Barbie Wind a precedere Benedetto P, Blizzard, Ben-Hur Daniel, Beauty AMG all'esterno, poi ancora Bilbo Dorial con al largo Branca Leon Jet. In coda Bed, ha spostato dalla corda Blizzard, subisce ora l'anticipo di Benedetto P che si ripropone all'attacco di Barbie Wind. L'errore di Barbie Wind, allora Benedetto P può passare a condurre senza spesa, inseguito da Blizzard, poi Ben-Hur Daniel che ha in fuori Beauty AMG. Ultima frazione sollecita da parte di Benedetto P che accelera, inseguito da Blizzard, poi Ben-Hur Daniel. Quindi cerca di migliorare in terza ruota Branca Leogetta girando Beauty AMG che sbaglia. Il miglio viene completato in 1.59.3 da Benedetto P che sta accelerando e prendendo vantaggio da Blizzard. Per affrontare in largo vantaggio ora la retta d'arrivo incrementa l'azione Benedetto P e prende 4-5 lunghezze a Blizzard quando mancano ora 150 metri al traguardo, molto più indietro. Terza posizione per Branca Leogetta attaccato da Bilbo Dorial. Nel finale Benedetto P che non vede diminuire il vantaggio nei confronti di Blizzard vince per il doppio di Alex Gocciadoro davanti a Blizzard, mentre per il terzo Bilbo Doria l'appariglia completamente Branca Leon Jet. Adesso con il replay ravvicinato saremo più chiari per il terzo posto, 2:28.8 sul mio cronometro, media sul doppio chilometro intorno all'1:14.3 per il figlio di Mago d'Amore della scuderia FB che vince regalando la seconda vittoria del pomeriggio ad Alessandro Gocciadoro. Bene comunque il posto d'onore Blizzard contro un vincitore davvero autorevole. Rivediamo per il terzo Bilbo Dorial all'esterno che probabilmente batte Branca Leon Jet. Dovrebbe essere 5-1-3 l'arrivo della quarta di capannelle.